E si è svolto senza tensioni lo sgombero di una villa occupata in zona Careggi a Firenze. Molte famiglie con minori e anche un neonato. Nessuna relazione con la scomparsa di Cata, dice il ministro Piantedosi, e aggiunge: contrasto alle occupazioni abusive è una priorità del governo, e riconosce il successo dello sgombero grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine e comune. Sentiamo Laura Passetti. Le loro cose buttate alla rinfusa nei sacchi e caricate in macchina. C'è chi porta via un materasso, chi i generatori di elettricità. 11 nuclei familiari, 9 rumeni e 2 marocchini, molti bambini e un neonato di 15 giorni. Al momento dello sgombero c'erano 42 persone presenti, la metà minori. Sono i numeri dati dalla questura di Firenze, i numeri dell'occupazione di Villa Pepi di proprietà dell'azienda ospedaliera di Careggi. Un'occupazione di 3 anni che si è conclusa con uno sgombero durato una mattinata, senza che le forze dell'ordine abbiano dovuto affrontare momenti di tensione. Tutto si è svolto in maniera pacifica e ordinata. Dagli Stati Uniti, dove è in missione, il commento del ministro dell'Interno Piantedosi. La liberazione di un altro immobile a Firenze da parte delle forze di polizia, con la collaborazione del comune che garantisce adeguata tutela a chi ne ha diritto, ha detto Piantedosi, è un'ulteriore iniziativa che si colloca in quella strategia di intervento che, in sinergia con il welfare territoriale, si sta portando avanti per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. L'operazione è stata coordinata dal prefetto Ferrandino e seguita dall'assessore comunale al welfare Sara Funaro, con l'aiuto dei servizi sociali per l'accoglienza temporanea accettata da 36 persone. Ci sono alcune persone che si sono mosse e sono andate via autonomamente. Ovviamente dove ci sono fragilità e dove ci sono situazioni con minore, noi ci occuperemo dell'accoglienza come abbiamo sempre fatto. Questo sgombero è slegato dalla vicenda dell'ex hotel Astor e dalla scomparsa della piccola Cata, fa sapere ancora la questura.